Teleriva Dolceriva, una TV a carattere filosofico, oggi si chiede: ma l'uomo è buono? L'uomo è buono? No, per il semplice motivo che ognuno guarda quello che gli viene nelle proprie tasche, si può ti incula. Meglio le donne, l'uomo no, non è tanto buono. Secondo me ancora c'è qualcosa di buono nell'uomo. A volte sì, a volte no. Non l'ho mai assaggiato. È una domanda molto difficile, perché? Perché seguendo quello che per esempio diceva Pico della Mirandola sul suo De Hominis Dignitate, l'uomo, essendo faber ipsius fortune, potrebbe voler farsi o come gli angeli oppure rendersi peggiore delle belve, proprio perché ha questa facoltà di poter scegliere del proprio destino, e questo è un dono che solo gli esseri umani hanno, cioè questa enorme libertà di cui noi uomini disponiamo è un dono enorme di cui spesso e volentieri non usufruiamo a dovere, anzi molte persone non usufruiscono a dovere. Perché? Perché tendono a diventare come dei bruti e a diventare delle nemmeno più considerabili all'interno del genere umano. E io penso che non sia giusto anche per coloro che tendono e vogliono farsi simili agli angeli per poter aspirare al massimo grado di quello che l'uomo può essere, incorrere in elementi del genere che tendono ad abbassare la qualità dell'essere umano. L'essere umano, se vuole, è buono. Teleriva Dolceriva, una TV a carattere filosofico, oggi vi ha presentato Moebius, il creatore di universi e la voce del nostro popolo.